Elio Claro Bertoldi, una battuta, vittoria sempre col patema d'animo. Cucureddu l'aveva azzeccata. Ancora una volta, Cucureddu conosce bene, è il terzo incontro che facciamo in questa stagione, ha bloccato le fasce, ha avuto dalla sua anche il campo che era infame stasera, per cui noi non riuscivamo a sfondare sulle fasce. Però devo dire che questa vittoria, che è venuta più che con la tecnica, con il cuore, è estremamente importante. Mi pare significativo anche il fatto che il Gob l'abbia segnato l'ultimo arrivato, che ha fatto delle buone giocate, e spero che questa sia la spinta giusta per proseguire nel cammino importante che ci aspettiamo. Grazie a Leocaro Bertoldi del Corriere dello Sport. Ciao. Mario Mariano, Tutto Sport. Allora, una vittoria col patema d'animo, come spesso succede quando si incontrano le squadre alla Cucureddu. Ah, guarda, il Grosseto mi ha fatto una grossa impressione nel primo tempo. La svolta, secondo me, più che nell'espulsione del difensore del Grosseto, è stata nel recuperare lo svantaggio nei minuti di recupero del primo tempo. Quello, poter entrare negli spogliatoi con il pareggio, ha dato nuova carica alla squadra. Camprone ha rimesso un po' insieme tatticamente una formazione molto sbilanciata nel primo tempo, che permetteva al Grosseto di ripartire ottimamente. Il Grosseto si è schiantato nella ripresa, evidentemente la squadra aveva anche speso molto, e poi infine l'espulsione. L'altra aspetto così che mi piace sottolineare è che, nonostante una serata non eccessivamente brillante di qualche elemento, lo stesso Fabinho sottotono rispetto al Fabinho che conosciamo, 3 gol di testa significa che in questa squadra chiunque può andare al gol, non soltanto i centrocampisti che oggi magari in zona gol hanno difettato, ma 2 gol dei 2 difensori centrali e il gol del nuovo acquistante la dicono lunga sul fatto che la squadra ha questa opportunità di portare al gol chiunque. Grazie, lasciamo al suo lavoro Mario Mariano. Corrado Losito del Messaggero. Allora, vittoria sempre al Cardiopalma, il Perugia sembra non imparare dai propri errori. Alla fine il risultato è venuto, ma cosa dobbiamo annotare per le prossime 4-5 partite di fuoco? Innanzitutto dipenderà dall'avversario che andremo a affrontare, al di là della caratura tecnica, la tipologia. Parlavo poco fa, insomma, nel primo tempo abbiamo sofferto un pochino errori singoli, alcune disposizioni errate, tattiche dietro, la facilità con cui Conti veniva saltato, ma più per una disposizione errona, disposizione tattica, che per altro. Per il resto la superiorità tecnica del Perugia era netta, però il Perugia continua a pagare degli errori difensivi che poi sono errori di tutta la squadra, eccessivi, con squadre come Lecce non bisognerà farli, insomma. Senti, nel primo tempo ha un po' sorpreso Cucureddu, perché in realtà non ha schierato una squadra, sì, sempre difensiva, ma che provava comunque ad attaccare, e la chiave era il loro numero 11 tra le linee, che infatti ha mandato un po' in tilt tutti i piani del Perugia, che era costretto a stare lungo e non riusciva a dare continuità alla propria azione. Sì, è quello a cui alludevo poco fa. Sì, in realtà poi lui faceva un movimento molto semplice, lui si metteva sull'esterno, rimaneva largo dalla parte di Conti, sulla parte sinistra, diciamo, sua e a destra di Conti, e Conti, come arrivano i palloni lunghi, tendeva ad accentrarsi, a fare la diagonale lasciandolo libero. Lì era una scelta che io non ho compreso, tanto voleva rimanere larghi, lasciare l'uno contro uno di Marotta con Scognamiglio e Massoni, e Conti poteva rimanere lì e giocarsela. Invece ha lasciato lo spazio libero, la fascia, negli spazi ha dimostrato di essere molto pericoloso. Comotto nel secondo tempo non l'ha fatto, non gli ha consentito questo, anche se era un Perugia schierato diversamente. Grazie, ringraziamo Corrado Lucito. Antonello Ferroni, Giornale dell'Umbria. Allora, qual è stata la chiave tattica del primo tempo? Forse il loro numero 11, che giocando largo tra le linee ha messo un po' in difficoltà i nostri piani. Comunque Cucureddu riesce sempre in qualche maniera a sorprenderci. Perché Cucureddu è bravo, ma noi lo sappiamo, perché comunque sia, per quanto a Perugia non abbia riportato a casa il risultato, ricordiamo che comunque ai playoff ci è arrivato e fu l'unico ad arrivarci in quegli anni lì.
Cucurella è bravo, sa mettere bene in campo le squadre. Oggi il Perugia ha sofferto contro una squadra ben messa in campo. Bombaggi ha sorpreso Conti, il ragazzino, evidentemente si tratta di un giocatore di spessore e evidentemente Conti stesso deve crescere, non è stato aiutato, va detto, anche dai centrocampisti. Lì forse Moscati o Filippi devono fare filtro, devono aiutarlo. Si ostinava con questi diagonali, adesso chiederemo a Camprone un po' lì anche la chiave tattica su Bombaggi qual è stata. Però da mettere in evidenza c'è anche la reazione del Perugia, il fatto di aver deciso di trovare i gol su calcio piazzato tutti insieme in una bella serata da parte dei difensori centrali, e quindi c'è di che essere soddisfatti, perché queste sono partite che una squadra che non è veramente forte non vince assolutamente, non è in grado di vincere. Quindi il Perugia ha dato una bella dimostrazione di forza con una rimonta contro una squadra arcigna veramente bene impostata, che è un altro segnale ulteriore alle rivali, insomma. È questo il patrimonio più importante da gestire nelle prossime 4-5 partite, che molti reputano decisive, perché contestualmente il Frosinone avrà turni sulla carta semplici. Sì, sono convinto che saranno decisive tutte da qui alla fine, non soltanto le prossime, però è vero, e dico una cosa: nonostante il calendario del Perugia sia così difficile, più difficile del calendario del Frosinone ovviamente, questa squadra ha bisogno di trovare stimoli nell'avversario, questo l'abbiamo capito. A Gubbio è andata come è andata perché il derby era stato caricato in maniera eccessiva anche da parte degli Egubini. Con la Nocerina abbiamo visto quanto abbiamo sofferto, quanto il Perugia ha sofferto contro una squadra ultima in classifica e che non aveva nulla da chiedere. Una vittoria che doveva essere larga è stata soffertissima. Insomma, questo Perugia ha bisogno di trovare stimoli nell'avversario. Credo che a Lecce non ci potrebbe essere di meglio dal punto di vista degli stimoli e anche da impostazione tattica della partita, così come con le prossime avversarie. Penso che se la squadra resta concentrata, se atleticamente regge, non abbiamo motivo di pensare il contrario, e se continua a giocare con questa testa, la testa del secondo tempo di oggi e le gambe del secondo tempo di oggi, io credo che Perugia può uscire da questo ciclo terribile con il punteggio pieno. Guarda, esagero. Va bene, accogliamo la profezia di Antonello Ferroni, lo ringraziamo e lasciamo al suo lavoro. Giornale dell'Umbria. Nicola Uras, Corriere dell'Umbria. Allora, che partita è stata tatticamente? Perché Cucureddu l'ha imbrigliata molto bene nel primo tempo e forse la chiave è stata Bombaggi, che giocando tra le linee largo ha un po' mandato in tilt gli assetti difensivi del Perugia. Sei d'accordo? Sì, d'accordissimo. Cucureddu ha scelto un 4-4-2 con baricentro molto basso per cercare di stanare il Perugia e colpire sulle ripartenze, con due attaccanti molto fisici e veloci come Marotta e Ferretti, e poi sulla sinistra Bombaggi ha, diciamo così, sfruttato un po' le magagne difensive di stasera della retroguardia biancorossa, infilandosi sempre con profitto tra Conti, spesso fuori posizione, e Massoni. E questa è stata la sua tattica. Credo che ha fatto il massimo con il materiale a disposizione, e poi alla fine credo che giustamente abbia vinto la voglia di vincere, la capacità di voler fare la partita del Perugia, e onore al merito di Camplone, che ha azzeccato il cambio inserendo Entì, che si è rivelato decisivo, un cambio anche abbastanza rischioso perché insomma ha tolto il capocannoniere del Perugia. E poi chiaramente ha sistemato nel corso dell'intervallo la difesa, perché comunque ha spostato Comotto sull'uomo più pericoloso, Bombaggi, quindi sulla destra, inserendo Onsini, e comunque magari non è stato preciso in fase di proposizione, in fase di cross, ma che comunque è entrato in campo sicuramente in maniera molto efficace. Prima partita di un ciclo definito duro in particolare in relazione a quello presunto morbido, quantomeno sulla carta, che dovranno affrontare i diretti rivali del Frosinone. Che cosa si porta dietro come insegnamento questa sera dalla partita in Perugia per affrontare le prossime partite, a partire da quella di Lecce? Ma che servirà tanta pazienza, perché le partite si possono sbloccare anche negli ultimi istanti, e che purtroppo sarà durissima per il Perugia ma anche per il Frosinone, perché comunque sia queste squadre dimostrano che si può inciampare con tutti. Vorrei aggiungere
un'altra situazione che sicuramente credo che stasera abbia penalizzato il Perugia, che è il terreno di gioco. Oggi assolutamente il Curi era, non dico impraticabile, ma sicuramente ha penalizzato la voglia di manovrare del Perugia. È chiaro che tutte le varie partite, anche la Coppa Italia di eccellenza, insomma, credo che abbiano sovraccaricato il Curi, che in questo momento insomma, non è un campo che aiuta un Perugia manovriero, un Perugia offensivo, e oggi il Perugia ha giocato anche contro questa situazione qua. Grazie, ringraziamo Nicola Uras del Corriere dell'Umbria, cui abbiamo